Get ready with me per il concorso di Roma. Allora, è arrivato il momento di truccarsi, ma partiamo con la skin prep. Visto che mi sono dimenticata il primer e non ne ho trovati qui, vado a mettere il contorno occhi e poi la crema solare. Comunque mi sono già fatto rossignol, devo giusto mettere i buchi per fissare bene qui. Dai, non è venuto troppo male. Ho un'ora di tempo, quindi mi devo un po' muovere. Questa è la crema solare che vado a mettere, quella di Skin 1004. Non troppo, è solo giusto per mettere una crema sotto il make-up e preparare la pelle, visto che non ho nulla. Anche perché volevo prendere il primer di Elf, che è in stazione a Termini. Il problema è che ieri era finito, ho chiamato in negozio e sabato e domenica non ricevono altri ordini, insomma. E quindi non gli arrivano le cose finite. Quindi, siccome andrò via lunedì, lo prenderò lunedì perché mi serve troppo. Per oggi ci arrangiamo così. Ora le sopracciglia le ho già fissate, vado solo un attimino a sistemarle. Le ho fissate con la cera per i capelli, che non è nemmeno funzionato tanto bene, perché mi sono dimenticata a casa pure la cera per le sopracciglia. Ma voi ditemi, cioè in questo viaggio mi sono dimenticata tutto. Comunque domani andrò al Colosseo e poi finalmente mangiare la carbonara. Il problema è che veramente non fissa nulla. Cioè i capelli tipo qua di ABR me li ha fissati da Dio, ma le sopracciglia no. Partiamo facendo gli occhi. Vado a mettere il correttore di ulla come base e lo vado a stendere un po' con il dito. Siccome non mi sono portata nemmeno le palette e manco un eyeliner, purtroppo la luce qui manca. Cioè c'è questa, ma fa davvero poco. Ho questo, ma il LED non è nulla di che. Quindi mi sto toccando altrimenti con il flash di TikTok. Provo con questo pennello appunto a scurire un po' la palpebra. Poi non so nemmeno come risulterà la luce naturale perché non ce l'ho. Fuori è già buio. Solo che io in teatro ovviamente avrò le luci puntate, quindi si vedrà. Stavo anche per dire che posso abbondare con la terra sul viso perché è sera. Ma poi io sul palco appunto avrò i LED proprio puntati addosso, quindi neanche troppo. Per capire come sarà l'effetto finale dell'ombretto, devo mettere il flash esterno e puntarmelo appunto sull'occhio e vedere. Tra l'altro c'è anche un glitter qua. Ok, la spuntura sugli occhi l'ho finita. E siccome non mi hanno detto come truccarmi, terrò il look occhi così e caricherò abbastanza sulla base. Cioè, intendo ovviamente il look occhi aggiungendo il mascara. Il mascara però lo vado a mettere dopo. Adesso strucco questa parte facendo un bel taglio. Volevo struccare appunto l'ultima parte qui con la cancellare, ma indovinate un po', non ho portato la cancellare. Quindi vabbè, ho usato un cotoncino pieno di acqua e sto cercando un po' di togliere qualche polvere che rimane, però devo dire va via. Giusto proprio perché sono delle polveri, non cose più pesanti. Adesso vado con il correttore di Huda perché mi serve letteralmente una base filtro. Quindi vado sotto, qua, per bene anche per le occhiaie perché ne ho tantissime, qui sulla fronte, un po' sul mento, sul naso, in questi punti qua e un po' qua perché ho le guance, cioè questa parte un po' rossata. Ok, adesso posso fare chiudere il correttore, dicevo sfuma. Questo correttore è il più coprente che ho in tutta la mia makeup collection e non mi delude mai perché veramente fissato poi con la cipria sempre di Huda viene, vi giuro, una base che sembra un po' abbiate un filtro addosso, cioè stupendo. Poi appunto mi copre pure i peccati, bellissimo, bellissimo. Poi quando lo fisso vi faccio ben vedere l'effetto, cioè guardate, cioè mi ho messo abbastanza proprio per dare l'effetto di profumo di tinta in questo modo. Ora vado con questo qui di Essence, che è un po' più leggero. Devo anche mettere le lenti con troppo meglio in questo paternale perché sì, e qui in qualche profumetto che ho sulla fronte un po' a caso. Vado a mettere un goccio, ma veramente un goccino di blush di ve la ciò direi, ma proprio pochissimo, tipo in questa parte alta, così c'è tipo mezzo pallino perché non deve sembrare troppo rossa qua. Ok,
Perché così non so bene che cosa sto prendendo, perché sono dalla fotocamera esterna. Però ho messo appunto un pochettino di blush, forse non so perché ho il flash. Ma comunque poi lo ripassiamo anche con un po' di... Adesso ci piedi Uda. E questo è il secondo step per avere letteralmente la base dentro. La do con un powder puff a fissare per bene tutta la zona. Non vado con un pennello perché lo fissa in maniera molto più leggera. Invece noi qua vogliamo le cose belle, belle strong. Quindi vado per bene così, in modo che la cipria si stenda in maniera un po' più compatta. Vado a fissare per bene tutte le zone in cui ho messo prodotti in crema, quindi sia il correttore che qui dove ho messo il blush, ma fisso in realtà tutta la faccia, perché non mi devo lucidare, adesso vado a fare anche un po' di soft baking qui sotto gli occhi. Adesso dalla palette di Melissa, dove ho preso anche la terra prima, prendo il blush snob, lo vado a scaricare perché avevo visto il super pigmentato, e vado giusto un poco qua in alto. Ho anche la terra di prima e la terra lì del viso, e ora vado un po' qua sotto con la cipria. Ora mascara, metto questo che ha letteralmente l'effetto delle ciglia finte. Ok, un occhio fatto, non si vede tanto bene, ma non posso sbatterlo più di tanto perché sennò mi sporca. Controllo delle ciglia, le mie sembrano cortissime, cioè... Vediamo se... Tralasciando io come metto il mascara, cioè con sto filtro. Ma va bene così. Adesso faccio l'altro occhio. Cioè, però comunque la differenza. Guardate però da così, cioè... Ok, ciglia fatte, cioè... Guardate che belle. Per me, che non ho ciglia lunghissime, c'ho questo effetto. Ci rendiamo conto. Vado a fissare ancora con la cipria, perché non è mai abbastanza. Soprattutto qui, in questa zona, dove poi se sudi i pori si allargano tantissimo e si vedono. Non li vogliamo vedere? Assolutamente no, quindi opacizziamo. Vado con un po' di cipria illuminante di Melissa all'interno dell'occhio, cioè qua all'interno, scusatemi, qui all'angolo, insomma, avete capito, e qui alla fine per liftare, e anche qua sotto. Vado con un pelino di illuminante, lo metto in crema, però va benissimo anche su quelle polveri, quindi... Ok, manca solo il labbro, ma vado un attimino a mangiare.